È partita la caccia al pettorale per la sesta edizione della Vertical Tube Race 2019 Memorial Marco Gianatti, la gara podistica unica al mondo lungo i 2713 gradini che risalgono la condotta Enel di montagna in Valtellina, in poco meno di un chilometro 500 metri di dislivello. Una prova durissima, capace di tagliare fiato e gambe, su cui ogni anno tanti atleti vogliono cimentarsi, 400 i posti a disposizione. La manifestazione quest'anno si disputerà sabato 6 aprile. Le partenze a cronometro inizieranno alle 13 e si chiuderanno con gli atleti elite, le donne al via dalle 16.30, gli uomini dalle 17. Gli organizzatori attendono al via i migliori verticalisti del mountain running italiano e internazionale. Record da battere, nonché migliore prestazione al mondo sul mezzo chilometro verticale, il 14.02 del piemontese Bernard De Matteis stabilito nel 2015 e il 16.10 della britannica Amy Collins che risale al 2016. Le iscrizioni online quest'anno scattano venerdì 1 febbraio con tariffa scontata di 20 euro esclusivamente per la prima settimana di lancio, ovvero fino all'8 febbraio. La Vertical Tube può essere definito il chilometro più duro al mondo. L'idea venne alcuni anni fa ad un gruppo di amici, organizzatori del Valtellina Wine Trail, Marco De Gasperi, Fabio Cometti, Michele Rigamonti, Lele Manzi, per promuovere in chiave sportiva e turistica un percorso eccezionale quale quello che risale il versante retico della Valtellina con vista a mozzafiato sul fondovalle sottostante. Il successo è stato subito internazionale, tanto che lo scorso anno al via c'erano atleti di oltre 20 paesi. La delicatezza del tracciato adibito a percorso di servizio per gli impianti idroelettrici impone il rispetto di rigorose norme di sicurezza. Il comitato organizzatore ricorda a tutti gli iscritti che è severamente vietato entrare ed allenarsi sui gradini della condotta forzata di proprietà Enel. Chi venisse sorpreso all'interno dell'impianto sarà immediatamente escluso dalla gara e potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria. Tutte le informazioni sulla gara e sulle modalità di iscrizione su www.verticaltube.it.